Momento perché non sto capendo manco io. Ragazzi, Albert mi sta dicendo che ci ha scritto Jasmine. Jasmine? Non ce la fa più, non sa dove andare. Cosa? Jasmine ha appena chiesto a Ronaldo Junior di fidanzarsi. Non possiamo dirle di no. Figlio minorenne, decido io. E io sto dicendo, mamma, piglia di sta zucchina. Hai capito male? Yeah, papà, piglia di sta zucchina. No, il colpo segreto si è scansato all'ultimo. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti o bentornati a Bomba in questo nuovo video sul mio canale con il nostro Ronaldo Junior nella vita reale da bambino. Momento perché lo sto capendo anche io. Allora, ci sarà questo video qui? C'è qualcosa che non va, decisamente, perché voi siete, non so, la vostra reazione qual è? Avete detto Tito, avete fatto... Perché non ha senso, ma io vi dico ragazzi di guardare il video fino alla fine per capire magari quello che sta succedendo. Perché forse adesso c'è una svolta nei nostri protagonisti. Perché forse la nostra Jasmine ha qualcosa di brutto in mente, non lo so. Ma fatto sta che ragazzi Jasmine è tornata, attenzione, Jasmine è tornata all'attacco, non lo so, non sappiamo il piano. Ronaldo Junior ovviamente come un pollo ci casca, ne sono sicuro, non ci metto le mani sul fuoco tra l'altro, quindi vediamo un po' che cosa combineranno oggi. Prima di passare al video mi raccomando ragazzi, se ci avete 2 minuti venitemi a seguire su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, nuovi spoiler e tanto altro. Quindi per rimanere aggiornati in generale lo trovate qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, devastate il tasto segui, cercate Real Anthony e venite a seguire il vostro negozio. Solo un vero fan lo farà, quindi ragazzi ci conto che lo facciate tutti. Siamo al parco qui con i nostri amici, c'è Albert, c'è Sara e... no scusate, lei è Francesca, Sara è quella che è morta, no poverina. E lì ci sono ragazzi i miei 2 amici, allora... Stiamo facendo una specie di gara di parkour, se vogliamo chiamare così. Tra l'altro non riesco manco a salire. Ronaldo Junior, ce la fai? Dai! Non ce la fa, raga. Non ce la fa a salire. Stiamo facendo una gara di parkour dove cerchiamo di fare dei salti particolari e cerchiamo di arrivare in piedi e non spracanarci le ossa. Ho dato il mio telefono ad Albert, ho detto di farmi qualche foto, perché poi la voglio mettere come immagine nel profilo su Instagram. Metto qualche fotino con Ronaldo Junior, Quindi ho dato il mio telefono. Allora, vediamo se riesco ad arrivare qui sopra. Oh, ma porca, non ci credo ragazzi. Raga, come cacchio avete fatto ad arrivare là sopra voi? Aspetta, ci provo da sotto, forse da sotto sono fortunato. No, niente, manco da sto lato. Ronaldo Junior, ma hai mangiato? No, ah, ci sei quasi riuscito. Vabbè raga, vado a chiamare una scala. Oggi il cielo permette ragazzi, ci sono solo un po' di nuvole. Non minaccia pioggia né temporale, anzi soleggiato con qualche nuvola, quindi direi che il tempo è ottimo. Oh Albert, mi si arrepente che quando deve arrivare devo fare slow motion. Ah raga, non so se ci riesco ma ci provo. Vai Ronaldo Junior! Patto! Cioè, manca poco, perché nel momento in cui lui si butta e fa la capriola tende a rannicchiarsi con le mani così e dovrebbe atterrare tipo dritto così e poi magari buttarsi qui a terra così e vabbè. Però dovrebbe provarci almeno. Oh, ci ha fatto Ronaldo Junior! Sì, sei salito qui, grande! Grande! Oh, raga, riprendetemi questo, eh! Sì, perché lui che sta qua sopra gli faccio riprendere io che sto di fronte, e Albert che sta giù faccio riprendere la mia caduta. Anche se stavolta direi che è una cosa un po' più coordinata. Vai Ronaldo Junior, ragazzi! Ma una cosa importante, non fate queste cose a casa perché posso nuocere veramente alla salute. Go! No! Non capisco perché arriva sempre seduto col culo per terra! Albert, mi hai ripreso, vero? Che c'è Albert? Oh, che è successo? Dimmi. Ragazzi, Albert mi sta dicendo che ci ha scritto Jasmine. Jasmine? Ma come, Jasmine non era tipo fidanzata con Neymar, una cosa del genere, Albert? No, ragazzi, Albert sta dicendo che gli ha scritto al mio telefono. Come il mio telefono? Oh, dammi sto telefono infame, vuoi vedere che mi ha scritto? Oh, bordello! Oh, scusa, t'ho fatto cadere tutto. Albert, dimmi un po' cos'è che mi ha detto? Allora ragazzi, mentre Ronaldo Junior sta al telefono e incredibilmente ci ha scritto Jasmine dicendo dove sei? Solo questo messaggio, niente ciao, né Ronaldo Junior come stai? No, dove sei? Così, questo messaggio qui. Quindi vorrei un attimo capire perché abbiamo ricevuto questo messaggio da Jasmine. Quindi ora la Carla rispondiamo che siamo al parco e vediamo, magari la facciamo venire qui. Sì, sicuramente.
Allora, la cosa che è strana di tutte, no? Cioè, raga, non sapevo che Jasmine mi ha scritto. Mamma mia! Ok, allora, non riesco più a controllare Ronaldo Junior quando fa così, ragazzi. Pure il joystick ce l'ho in mano e sto cercando di farlo smettere di correre, ma penso sia veramente impazzito. Cosa voglia fare? Cosa sta facendo? Ma... non lo so, è impazzito, tipo che Jasmine viene a trovarla. Chissà perché si è incasato inutilmente. Ronaldo Junior ti casare inutilmente. Vedi, Albert, secondo me ha già capito tutto. Quanto è bella la mini moto di Ronaldo Junior! Guardatela! No, ragazzi, cioè... in pochi hanno detto che la mini moto è stupenda, in pochi hanno detto che è una figata, anche perché me l'avete chiesta voi, cioè io ho detto, ragazzi, se arriviamo a 8.000 mi piace per un video particolare facciamo la mini moto Ronaldo Junior con la colorazione supreme della macchina, della Lamborghini e della Ferrari della mamma, e nessuno ha detto oh my god, ma è bellissima, ragazzi, sì, è fottutamente bella, è bellissima, cioè fossi un bambino, avessi io 13 anni, 14 anni, 15 anni, vabbè, insomma, l'anno che è, Io ci starei in giro con questa fisso. Ma oh, come stai, zia? Uè! Ragazzi, Jasmine sembra un po' seria. Che sta succedendo? Jasmine, come mai mi vuoi vedere? Dimmi. Che succede? Oh, non sto capendo. Dimmi, Jasmine, scusa. Non c'è da notare questa aria di superiorità del nostro Ronaldo Junior, che sta proprio così bello, fiero, tranquillo, bello. Proprio pompato. Fa così, scialla. Allora, forse non sto capendo bene. Jasmine sta farneticando 1000 parole al secondo, dicendo che con Neymar è finita male, non ce la fa più, non sa dove andare. E l'unica persona a cui sa di potersi rivolgere siamo noi, il figlio di Ronaldo. Ma Jasmine, non capisco qual è il problema. Stai andando per strada, mi stai chiedendo, non so, cos'è che vuoi? Cosa? Vuole? No, Ronaldo Junior non ha senso sta cosa. Ragazzi, Jasmine ha appena chiesto a Ronaldo Junior di fidanzarsi. Cosa? No. Momento, sta cosa non ha senso, Ronaldo Junior, non fare minchiate, non dire sì, come hai detto già sì. Ma allora sei proprio deficiente, figlio mio. Ma lo sai che è una presa per il culo alla 100%? Jasmine sta dicendo che è disperata e che l'unica cosa disponibile da fare è che lei vuole fidanzarsi con Ronaldo Junior. Allora, vediamo se ho capito bene. Jasmine, di età di 33 anni, quasi. Sì, 30, no, 30 anni, ragazzi. Jasmine di quasi età 30 anni, Ronaldo Junior di quasi età 13 anni. Quindi, ragazzi, se l'amore non è un'opinione e non ci sono 20 anni di differenza, direi che Ronaldo Junior e Jasmine si possono fidanzare benissimo. Ma no! Ronaldo Junior ti sta prendendo in giro! Vuole tornare, vuole mettersi con te per arrivare al nostro padre, al nostro CR7, lasciala stare! Ragazzi, Ronaldo Junior, madonna, sta affrontando un dilemma molto molto particolare e indeciso se cosa dire a Jasmine. Cioè, ragazzi, noi abbiamo sempre ora parlo come parlo da Ronaldo Junior, lascia Omega popo levate. Ora parliamo da Ronaldo Junior. Raga, Ronaldo Junior ha sempre desiderato di mettersi con Jasmine, di provarsi con lei, eccetera, eccetera. E questa è la nostra occasione. Non possiamo dirle di no! Non possiamo! Ronaldo Junior ha atteso questo giorno da quando è iniziata la fottuta serie della vita reale da calciatore. No, ma manco esisteva Jasmine, allora. Vabbè, insomma, aspetta sto giorno da tanto tempo. Ronaldo Junior ha detto di sì. Ha detto di sì. E sti cazzi, raga. Ti presento la mia nuova ragazza. Si chiama Jasmine. Ergo è la mia vecchia mamma che si è separata da mio padre. E poi mi sono fidanzato. Oddio, raga, che sta succedendo? Francesca sta dicendo: ma Ronaldo Junior, ma non ero io la tua fidanzata, porca di una E lo so che eri tu, però guarda, ho trovato una ragazza più bella. Mi dispiace, ciao, ci sentiamo. Oh, ragazzi, guardate che se fate i pezzi di merda mi incazzo, eh. Non è che siccome mi sono fidanzato con una gnocca spaziale voi dovete incazzarvi e fare... ah, così è, così è. Va bene, non ho più bisogno di voi. Andate via. Andiamocene, Jasmine. Andiamocene. Basta, sono tutti degli amici falsi. Anche tu, Albert. Sali sulla mia mini moto. Droppami sopra. Ok, ragazzi, voi non ci credete, ma io sto vedendo la cosa più baccata che voi potreste mai immaginare. Guardate Ronaldo Junior e Jasmine, ragazzi. C'è Jasmine, sta ingroppata sulla schiena di Ronaldo Junior. Non ci credo. È la cosa più bella del mondo. È la cosa più bella del mondo. A parte che è la cosa più buggata che potesse esistere. Guardate, Jasmine manco sta seduta su coso. Mio Dio, ragazzi, non ci credo. Ronaldo Junior, guarda, stanno tipo così, tutti addossati. Come vedere la faccia di mamma e papà, la faccia di Cristiano Ronaldo e Samantha quando gli faccio vedere che mi sono fidanzato con Jasmine. Certo, se schere, se Ronaldo Junior trasgressivo come sempre, schere Ronaldo Junior, mamma mia. Ok, lasciamo la mini moto qui. Io vi dico, ragazzi, che secondo me papà sarà un po' incazzato perché
ho portato Jasmine e Jasmine e papà non sono rimasti comunque in un buon rapporto. Giardino dice: va bene, e andiamo in giardino. Jasmine, vieni amore mio, ora non sei più mia madre. Ora, invece di essere mia madre acquisita, sei la mia raga. Adesso la pacchia è finita, è scherè, perché c'è un'altra donna in città. Cioè c'è stata un'altra donna in casa, raga, scusate, insomma di stare in un film western. Ok ragazzi, attenzione, sta per scattare la rissa. Jasmine ha, cioè Samantha ha visto Jasmine, non ho ancora detto che siamo fidanzati, non mi fa parlare nessuno. E Samantha sta dicendo di andarsene via subito da questa casa, se no chiamerà le guardie e la cacceranno. Ma Jasmine la sta ignorando perché sa che dice che essere la mia fidanzata. Papà sta tranquillo, steso sull'erba e fa finta di niente. Attenzione, che sta succedendo? Sono iniziate, sono partite discussioni. Samantha sta gridando, sono rodando giù, ha detto: guarda, ci siamo fidanzati con Jasmine. E ha detto: lei è venuta a chiedermelo, io ho accettato, no? Ragazzi, l'ha chiesto lei, non potevo dire di no. Soltanto che l'ho chiesto io, mi ha mandato male perché stava con papà. Yeah, papà! Ora tocca a me, gang, ok, siamo impazziti proprio. La mamma sta dicendo che siamo cose troppo piccoli per fidanzarci con Jasmine, che Jasmine deve andare via. Papà è incazzato, sta dicendo: ma che sta succedendo? Jasmine sta dicendo: ma sono fatti suoi, in amore, non hai età. Ma Samantha sta dicendo: mio figlio è minorenne, decido io. E io sto dicendo: mamma, pigliati sta zucchina, hai capito male? Ok, sta succedendo il troiaio più assurdo. Ora, tipo, succede una rissa, 2v2, Jasmine Randall Jr. contro suo padre e sua madre. Oh mio Dio, attenzione ragazzi, è partito il rissone familiare. Jasmine e sta dicendo che vuole fidanzarsi con me. Papà, lascia stare la mia tipa, pigliati sta zucchina. Ragazzi, non so perché, ma Ronaldo Junior fa incazzare sempre i suoi genitori. E giustamente, raga, quel genitore non perde le staffe e inizia a crepare di mazzate il proprio figlio. No, giustamente, alcuni lo fanno, raga, perché in realtà non è, si tratta. Mamma, lascia, aia. Oh, ma porca miseria, stando veramente pesante. Tia, papà, pia testa su chi? No, il colpo segreto si è scansato all'ultimo. Non è vero, non è possibile. Amore, ti aiuto io. Pa. No, Randogine ha preso Jasmine. Pa. Insomma, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, piazzate un bel like a bomba. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video con i vostri amici. E mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questa questione, perché Jasmine, ragazzi, forse è venuta a interrompere il nostro pieto vivere. Tra l'altro, vabbè, le risse in casa Ronaldo sono all'ordine del giorno. Vero mamma, vero papà? Vi ricordo, ragazzi, in descrizione trovate le maglie ufficiali come questa qui, super edizione limitata. E le maglie di Ronaldo e Ronaldo Junior, quelle ancora poche disponibili, ragazzi. Quindi compratele, perché sono veramente belle. Comprate, ragazzi, Ronaldo e Ronaldo Junior vi ringrazieranno sempre. In descrizione trovate anche il mio Instagram, se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, passateci. E detto questo, ragazzi, direi quindi che per questo video è tutto. Con la vita al rosso, qua è Ronaldo Junior, gang, bomb, 2-1, pure Jasmine, sì. Come cazzo, ragazzi. E grazie a tutti per aver visto, ci becchiamo al prossimo video. Ciao.